Ma intanto voglio dire una cosa, e l'ha detto bene il professor Volpi. È stato approvato un anno prima di iniziare l'iter in Senato la legge elettorale, l'Italicum, solo per la Camera dei Deputati. Che vuol dire questo? Vuol dire che al Senato è iniziato già, diciamo, in un modo, come dire, dando già per scontato il risultato e l'esito, e nasce per iniziativa del governo. Ora, per la verità, questo argomento io potrei anche soprassedere, cioè, anche se francamente non è proprio una cosa secondaria il fatto che una riforma costituzionale possa prendere l'avvio per iniziativa del governo. Tutti questi mesi, questi 2 anni di discussione, ci avrete sentito dire molte volte, insomma, che e citare Einaudi, che diceva: quando c'è la riforma, si discute di riforma costituzionale, i banchi del governo dovrebbero essere vuoti. Calamandrei, ecco, per segnalare il fatto che in realtà ci doveva essere, cioè, quando si mette mano alla Costituzione si deve tentare, diciamo, di avere un, non dico una maggioranza larga, ma una partecipazione molto ampia. Io però, da questo punto di vista, vorrei dirti, insomma, non voglio ripetere questi argomenti, voglio dire però come è avvenuto anche il tutto. Cioè, il governo ha presentato il suo testo in Commissione Affari Costituzionali e nonostante e ha come dire, obbligato ad assumere quello come testo base, perché questo è quello che è accaduto. Addirittura era stato approvato un quarto d'ora prima un ordine del giorno di Calderoli, approvato dalla Commissione, che segnava una serie di punti che erano in palese, diciamo, contrasto e contraddizione col testo proposto dal governo, e nonostante appunto questo ordine del giorno fosse stato approvato, che avrebbe quindi impedito dal punto di vista procedurale poi la messa in votazione, diciamo, e l'assunzione come testo base del testo del governo, si è proceduto lo stesso con una serie di operazioni, diciamo, di ricatto come al solito, che sono avvenute all'interno della Commissione Affari Costituzionali. Perché vi dico questo? Vi dico perché è iniziato subito in un modo, non dico solo sbagliato, perché sbagliato può essere, diciamo, una valutazione politica, ma proprio con immediatamente delle forzature dal punto di vista procedurale. E questo è quello che ha caratterizzato tutta quanta, non solo la discussione, ma anche, diciamo, tutti i passi procedurali per questa riforma. Il dibattito in Commissione Affari Costituzionali è stato un dibattito, io ovviamente parlo per la mia parte, cioè il tentativo che noi abbiamo fatto, partendo da quale considerazione? Dire, bene, voi ponete una serie di obiettivi, no? Che sono quelli che richiamava prima Gaetano, no? Che qui, diciamo, che per questa riforma, cioè quella del appunto di far trasformare il Senato in, anzi, di superare, no, il primo obiettivo era quello del superamento del bicameralismo paritario. Secondo obiettivo la semplificazione. Il terzo obiettivo, beh, quello, diciamo, del rafforzamento dei poteri, diciamo, del governo, non era così paese. Era l'obiettivo di dire, insieme con la legge elettorale, la sera delle elezioni si deve sapere chi governa e chi ha vinto. Questi, diciamo, erano gli obiettivi dichiarati. Davanti a questi obiettivi noi abbiamo sempre posto una questione. Oggi noi abbiamo, qual è la questione vera che ci troviamo di fronte, a mio avviso, che è quella di una crisi pesante del sistema della democrazia rappresentativa. Perché che dati abbiamo di fronte a noi? Abbiamo i dati di un astensionismo dilagante, abbiamo i dati di una sfiducia tra i cittadini e i propri rappresentanti e le istituzioni. Sfiducia, voglio essere gentile, perché c'è anche qualcosa di più, come si è visto anche in queste elezioni, e quindi queste sono le questioni che noi dobbiamo affrontare,
Cioè, se seriamente vogliamo mettere mano ad una riforma costituzionale, su queste questioni dobbiamo lavorare proprio per ridare forza al sistema democratico, e quindi la nostra risposta dovrebbe essere quella di più democrazia, non di meno democrazia. E perché anche un altro dato sul ruolo del Parlamento, perché non è che il Parlamento sarà solo con questa riforma costituzionale svilito, lo sarà in modo definitivo, ma noi abbiamo ormai, diciamo, un dato che è pesante, che è quello di un ridimensionamento che è avvenuto negli anni sempre più forte del ruolo del Parlamento, non solo per la decretazione d'urgenza, ma anche per l'uso e abuso della fiducia, in particolare in questi due anni. Questo è significativo. La decretazione d'urgenza viene da molto tempo, ci sono stati richiami, per la verità Napolitano allora richiamava, adesso, diciamo, negli ultimi tempi richiamava molto meno, ovviamente, essendo, diciamo, stato uno degli ispiratori, no, di questa riforma, ma era, e anche l'assunzione di responsabilità di fare una relazione di minoranza in un momento in cui, per la verità, tra l'opinione pubblica e anche tra, diciamo, la maggior parte anche del, non parlo per i presenti che già allora, insomma, avevano segnalato tantissime questioni, ma vi era un certo, come, disattenzione a quello che effettivamente stava accadendo su quell'impostazione di riforme costituzionali, e lì abbiamo avuto forzature su forzature, cioè la violazione continua e costante del regolamento del Senato, delle procedure. Il canguro è stato inventato, i canguri ci sono sempre stati, ma di solito, diciamo, nella prassi parlamentare sono stati canguri di piccole dimensioni, facilmente anche superabili, e poi invece abbiamo inaugurato la stagione dei canguri a botta di 1.000, 1.500, 10.000, 20.000. Poi è stata inaugurata la prassi, diciamo, anche questa, dell'emendamento premissivo, che è stata una nuova, diciamo, come dire, anche questo, l'emendamento previsivo, che cosa serve? Serve, cioè, fanno un emendamento che sembra un ordine del giorno in cui ci sono tutti i principi, i punti, si mettono sempre con la complicità, perché non si capisce perché quell'emendamento capita proprio magari per primo, vabbè, all'inizio, e l'approvazione di quell'emendamento, ordine del giorno, fa decadere tutto il resto e quindi chiude la qualsiasi tipo di discussione. Faccio questo esempio per dire che ovviamente il metodo, quando si sta in Parlamento, e quando si fanno le leggi, non è che si può derubricare a questione secondaria, insomma, non è che le violazioni dei regolamenti parlamentari possono essere considerate secondarie, ma pensate voi quando si mette mano alla Costituzione, che invece vengono, appunto, non solo violati i regolamenti, la giunta del regolamento non si è mai più riunita. Quando ci sono casi e discussioni anche sulle procedure, insomma, io ero abituata che c'era comunque la riunione della giunta del regolamento, che doveva comunque esaminare le questioni, interpretare. La giunta del regolamento credo che non si riunisca più da più di due anni, da prima dell'inizio, dell'ultima seduta c'è stata abbondantemente prima dell'inizio dell'iter della riforma costituzionale, e non si è più riunita, perché la maggioranza lì non ha la maggioranza. Il motivo vero per cui dentro la giunta la convoca il presidente del Senato, no? Che non ha mai voluto, diciamo, riunire la giunta del regolamento anche davanti a violazioni molto forti. Noi, le opposizioni, a chi si potevano appellare? Noi ci siamo appellati al Presidente della Repubblica, vabbè, insomma, abbiamo tentato di appellarci a qualcuno, ma come sapete non senza alcun tipo di risultato. E così, insomma, questo è stato poi l'iter anche alla Camera, quindi l'applicazione anche dello strumento della tagliola. Quindi questo è stato, diciamo, l'iter procedurale, quindi la riforma costituzionale che aveva tra l'altro al Senato i numeri. Sapete come è stata approvata, cioè la prima
Il primo passaggio al Senato è stato approvato, reduce del patto del Nazareno, con i voti di Forza Italia. Quindi con questo primo passaggio, già diciamo abbastanza sempre, come dire, stavamo non con una grande maggioranza, ma sempre con una maggioranza abbastanza ristretta. Sapete perfettamente poi cosa è accaduto, anche nel momento in cui poi è venuta meno Forza Italia, c'è stata un'operazione avviata in questi due anni, perché il passaggio dell'approvazione, tutti i vari passaggi dell'approvazione di riforma costituzionale sono stati costellati da operazioni di scouting, qualcuno adesso usa definire, che hanno però nei fatti portato a, forse credo che sia un record, in questa legislatura vi sono stati circa 240 passaggi, qualcuno anche più di uno, no, di parlamentari che hanno cambiato gruppo per gruppo. E infatti con il venir meno del voto di Forza Italia l'operazione si è accentuata e ha dato vita poi ai voti, insomma all'operazione Verdini, che è stata questa l'operazione diciamo che ha portato anche alla costituzione al Senato del gruppo che di fatto sostiene la maggioranza, vota le fiducie, ma che è stata determinante, molto determinante per l'approvazione della riforma costituzionale. Quindi quello che dovrebbe sempre essere, cioè una discussione ampia, come la Costituzione che prevede la possibilità di revisione, ma indica, quando indica anche dei numeri, indica il fatto che dovrebbe esserci diciamo una maggioranza la più ampia possibile, cioè una condivisione ampia. Invece qui è stato ottenuto con voti recuperati diciamo in modo appunto di conversioni improvvise o di altri interessi. Questo è accaduto dappertutto, tra gli ex 5 Stelle, tra pezzi di Lega, cioè vuol dire il trasformismo c'è stato, diciamo, è stato l'elemento costante che segna diciamo, poi questa riforma costituzionale. Io tornerei anche i nostri, cioè, perché non dobbiamo mica nasconderci, anche i deputati di SEL, non i senatori, ma i deputati di SEL che sono passati al Partito Democratico, è avvenuto all'insegna sempre della riforma costituzionale, perché il passaggio, il primo scontro che noi abbiamo avuto è stato esattamente diciamo, proprio su questo tema, e quindi vi è stata diciamo, un'operazione forte proprio a 360 gradi diciamo, su tutto l'arco costituzionale. La questione, diciamo, l'altra questione che mi preme in qualche modo sottolineare, sempre gli elementi di propaganda, io su questo ci vorrei ritornare, perché noi nella nostra campagna di iniziative, di lavoro anche difficile che stiamo facendo, stiamo tentando appunto non solo di spiegare tutti i vari passaggi diciamo, della riforma, ma anche di confutare le tesi. Alcune le hanno confutate sia Volpi che Azzariti, altre sulla questione appunto su cui io mi voglio soffermare ulteriormente, anche sul che è stato un po' il mantra anche di questa riforma, no? La velocità, appunto bisogna sapere chi ci governa la sera stessa delle elezioni, poi non capisco, visto che c'è il ballottaggio, comunque bisogna aspettare 15 giorni. La velocità del fare le leggi. Ora, ma i dati diciamo dei tempi di approvazione delle leggi in Italia, cioè quelli li potete consultare tutti, non è che vi sto raccontando io, sono ahimè a causa anche diciamo di quello che ho detto prima, che noi non facciamo altro che convertire leggi e fare fiducie, sono tempi molto veloci, cioè credo che in Europa sono tra i tempi più veloci che ci siano. Oltretutto abbiamo leggi così veloci che si invecchiano in 3 giorni, perché di solito facciamo la legge prima finanziaria, poi la legge di stabilità, che di solito viene approvata definitivamente intorno al 22-23 dicembre, ma guarda, il 27, il 28 dicembre di solito si fa sempre un decreto, che è il mille proroghe, che modifica molto spesso alcune norme contenute nella legge che è stata approvata con fiducia i 4 giorni precedenti. Quindi questo per dire, siamo molto veloci nel farlo, veloci nel,
nel cambiarlo. Quindi l'argomento futurista, diciamo, della velocità è un argomento che francamente, anzi, bisognerebbe dire, io sono ecologista, quello che dice Lange, bisognerebbe essere molto più lenti, perché forse bisognerebbe, diciamo, riflettere su quello che si fa e anche sulla produzione legislativa, oltre che sulla qualità e tutto il resto. E poi l'altra questione su cui appunto ci siamo soffermati a lungo, che era il ruolo anche del Senato. Io non voglio ripetere le argomentazioni appunto sulla coerenza di questo disegno. Io voglio semplicemente dire che alla fine si è dato vita a un Senato assolutamente, qualcuno ha definito una specie di dopolavoro, qualcuno con troppe funzioni o con poche funzioni, certo proprie non ce n'è più nessuna, cioè nel senso che non ha, ma comunque sia immette un elemento all'interno di grande contraddizione e di potenziale conflittualità, non soltanto con la Camera, guardate, non soltanto con tra anche gli organismi, ma dentro le regioni, perché se voi andate a fare i conti della formazione di questo Senato, voi vedrete che questo Senato può essere veramente foriero anche di divisione del Paese, perché vi sono delle maggioranze che possono essere fatte solo dal Nord contro il centro e il sud, vi sono dei premi per comprare voti, io lo dico senza mezzi termini, perché alcune regioni, non solo il privilegio delle regioni a statuto speciale, ma tra le regioni a statuto speciale poi ci sono i privilegiati ulteriori, no? Perché capite bene che il Trentino Alto Adige c'ha tutto doppio, per cui il numero, non vi è proporzione tra i senatori espressi, diciamo, dal Trentino, dalla provincia di Trento, da quella di Bolzano, magari con la Liguria o anche con la Sardegna stessa, che pure è una regione a statuto speciale. Quindi vi è un'assoluta, diciamo, anche irrazionalità e non proporzionalità anche nella formazione del Senato stesso. E poi l'elemento dell'introduzione dell'immunità, no? Perché su questo c'è stata una battaglia durissima, ma su quell'elemento dell'immunità non si è voluto assolutamente cedere, modificare, a tal punto da far pensare male, perché come avverrà la scelta di questi consiglieri che dovranno diventare senatori? Ora la legge che sancirà che dovranno essere in conformità della volontà popolare, io credo che non verrà mai, come in qualche modo già è stato detto, ma non riesco a comprendere come si possa fare, perché il Senato o è eletto o non è eletto, non è che, insomma, si può fare una terza forma. Ma guardate, noi abbiamo avuto l'esempio delle province, Cioè non so se qualcuno sa come sono avvenute queste fantomatiche elezioni di secondo livello negli enti di area vasta dopo la riforma, una cosa vergognosa. Quindi lo slogan non è che bisogna appunto sapere subito chi ha vinto la sera delle elezioni, qui bisogna saperlo, qui si sa prima, diciamo, delle elezioni stesse. E come avverrà la scelta? La scelta avverrà, ma conoscete un po' com'è la cosa, chi non fa il presidente di commissione, chi non fa l'assessore, chi non fa questo, gli daranno il contentino magari per andare a Roma. Se ha pure qualche avviso di garanzia, c'è pure qualche convenienza, diciamo, ad andare al Senato. Questo alla fine rischia di essere il criterio di scelta, tanto è che noi a questo punto abbiamo sempre detto, ma aboliamolo, perché se deve essere una cosa che non ha alcun rapporto, perché lo Stato riaccentra moltissime funzioni e quella è la tendenza, perché non è che soltanto con la riforma costituzionale è accaduto questo, vi è un centralismo ormai, diciamo, che è declinato in tutte le riforme che si stanno facendo e le leggi, e quindi non ha proprio alcun senso avere un Senato, che autonomie, che istituzioni territoriali rappresenta. Non voglio ripetere l'argomento sulla differenza, cioè non si può assolutamente fare il paragone con la Germania, ma
capite bene, diciamo, che sono tutti elementi che francamente avrebbero declinato. Ora, se vengono l'altro elemento della propaganda, 300 stipendi in meno. Guardate, sulla riduzione del costo noi avevamo fatto la proposta anche di un equilibrio, cioè 150 e 350, no? Cioè, perché era un equilibrio, 150 senatori, 350 deputati, anche 400, ma vi era sempre ragionando sull'idea di un equilibrio dei pesi e di contrappesi, di un equilibrio generale del sistema. O ancor meglio, la riduzione dell'indennità, guardate che la riduzione generalizzata produce gli stessi risparmi, perché il Senato rimane, ma il bilancio del Senato è di più di 500 milioni, quello, diciamo, che riguarderà il taglio dei senatori è un meno di un decimo di quello che è il bilancio del Senato. Questo poi alla fine è in sintesi, quindi, come capite, sono tutti argomenti francamente non solo opinabili, ma fanno presa. Noi però questo non lo dobbiamo non considerare, perché l'Italia purtroppo questa propaganda, questa diciamo, utilizzare argomenti impropri, anche volgari, si inserisce in una tradizione che in Italia è forte, che c'è stata per molto tempo, che è una sorta di antiparlamentarismo, diciamo, che un po' in qualche modo è come un fiume carsico in questo paese, no? Che appare e scompare, e quindi sono elementi che rischiano, diciamo, assolutamente di far presa sui cittadini. Questo è l'elemento importante. L'altra questione ce lo chiede l'Europa, questa è un'altra cosa che è stata detta e che viene utilizzata, perché adesso dice: se non passa la riforma, noi che cosa andremo a dire in Europa? Forse questo è l'unico argomento vero. Io qui faccio una, perché io penso che vi è, diciamo, una tendenza forte, insomma, europea, degli apparati, dei poteri, di riduzione del ruolo dei parlamenti dei vari paesi, così come è quasi abbastanza, diciamo, insignificante il ruolo del Parlamento europeo, e quindi di un ridimensionamento forte del ruolo delle democrazie e dei parlamenti europei. Quindi questo forse è l'unico argomento, ma proprio per questo motivo io credo, insomma, noi siamo contrari. Proprio potremmo discutere a lungo anche di quello che accadrà la prossima settimana, diciamo, con il referendum in Gran Bretagna, insomma, sono tutte questioni che riguardano appunto l'Europa, che meriterebbero anche una discussione a parte. Ma lì è vero che c'è stato, diciamo, delle richieste pressanti. Non cito il solito JP Morgan del fatto che devono essere superate tutte le costituzioni, ma è vero, diciamo, che questo è stato uno degli elementi che è stato considerato una riforma strutturale, cioè meno ed è anche la prova che appunto sì, di fatto il risultato sarà quello di avere meno democrazia, esattamente il contrario di quello che noi abbiamo sempre pensato che fosse essere la traccia di un interventi puntuali magari sulla Costituzione. Poi c'è l'argomento della legittimità. Questo Parlamento era legittimato dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale il Porcellum, cioè la legge elettorale con cui questo Parlamento è stato eletto? Beh, io non penso che fosse proprio legittimato a fare una riforma costituzionale così ampia e così vasta, e questo non è, diciamo, un argomento, anche questo da questo punto di vista, da sottovalutare. E alla fine la sfida noi l'abbiamo sempre fatta: dite la verità, questa riforma modifica profondamente la forma di governo, non è più di fatto un assetto parlamentare, diciamo, di sistema parlamentare. Se volevate il rafforzamento del potere dell'esecutivo, anche il presidenzialismo, il semipresidenzialismo, dovevate avere il coraggio, ma era meglio una proposta chiara di elezione diretta, una forma appunto di presidenzialismo, di semipresidenzialismo, sarebbe stata una via assolutamente, come dire, per carità, legittima, ma molto più chiara, limpida, perché non poteva, no, non prevedere un sistema altrettanto chiaro di bilanciamento, di contrappesi. Cioè, non è che il Presidente degli Stati Uniti,
che fintamente, diciamo, eletto direttamente. Vedete com'è la procedura così complessa, articolata, poi sono di fatto i grandi elettori, ma pensate, cioè, a elezioni di mezzo termine. Il potere del presidente è molto forte, è molto chiaro, ma c'è un potere altrettanto forte, che potere del congresso, no? e del senato, così come altro tipo di bilanciamenti, che certamente, ma che quella fosse l'intenzione, appunto, l'ha rilevato chiaramente nel colloquio con Scalfaro, appunto, Renzi, quando ha detto: facciamo una legge per il limite dei due mandati. Insomma, quindi questi sono gli elementi, a mio avviso, assolutamente pericolosi. E chiudo anche: è vero che si tocca la prima parte, intanto la sovranità del popolo, articolo 1, la sovranità del popolo, perché questo Senato comunque potrà mettere mano alla revisione costituzionale, alla legge elettorale, in nome di chi? Che non è più eletto, diciamo, dai cittadini. E poi non dimentichiamolo, perché ha un risvolto sociale. Questo chiude un percorso che ha messo mano al Jobs Act, e altro che se non ha intaccato i principi e valori della prima parte della Costituzione, sempre l'articolo 1, la Repubblica fondata sul lavoro, sulla pubblica amministrazione, perché la riforma della pubblica amministrazione, stiamo vedendo adesso con i decreti legislativi, mette in discussione il principio, no? Che è principio costituzionale dell'imparzialità della pubblica amministrazione, per non parlare della cosiddetta buona scuola, che di principi, diciamo, costituzionali ne mette in discussione molte. Quindi, come vedete, non si mette mano soltanto alla parte, diciamo, dell'organizzazione dello Stato, ma è il coronamento, no, di una serie di percorsi che hanno e rischiano di manomettere in modo definitivo, a nostro avviso, insomma, diciamo, l'assetto costituzionale. E chiudo, perché sono stata molto lunga, però, diciamo, queste sono le questioni su cui dovremmo soffermarci. Poi lui fa demagogia e catastrofismo, una vostra demagogia, una vostra il catastrofismo, nel senso che dopo di me il diluvio se non passa la riforma costituzionale, ma io credo, insomma, che è una questione che modificherà in modo profondo e anche permanente. Ora, la storia del costituzionalismo nasce per limitare i poteri del sovrano. Noi invece stiamo facendo esattamente l'opposto, cioè, nel senso che questa riforma invece vuole in qualche modo, altro che rafforzare. Quando parlo del sovrano non parlo a caso, perché qui alla fine è sempre l'uomo solo, il capo di un partito che diventa presidente del Consiglio, e un sistema di elezione con il ballottaggio che rischia di consegnare il paese anche chi magari al primo turno ha preso solo il 20% di quelli che sono andati a votare, cioè di una minoranza, e questi sono i dati che a nostro avviso poi sono incontrovertibili. Grazie. Allora,